visto delle persone piangere dell'emozione quando sono entrate qui. Nel silenzio si immagina i bambini quando escono, la ricreazione, la campanella che suona, il correre delle scale bambine. Avevo 3 mesi, io del terremoto non mi ricordo, però mi ricordo l'infanzia nella baraccopoli. Mio nonno purtroppo è uno dei 3 morti del terremoto a Poggio Reale. Diventare veramente un grande museo a cielo aperto, mettere a posto tutto quello che manca. Nominata la città fantasma, ma è una città più viva che mai grazie ad un'associazione, al suo presidente e al custode di questa città. Ciao Gino. Salve, Giacinto Musso, per gli amici Gino. Gino. Dove sì. Ci troviamo Gino? Ci troviamo nella piazza principale del Poggio Reale Antica, si chiama Piazza Elimo, in onore agli antichi Elimi che abitavano sul monte nel IV secolo a.C., quindi qui c'è una storia veramente molto lunga. E la piazza è molto grande, come vedete, anche se qui sono state abbattute negli anni, subito dopo il terremoto, questa parte qui. La parte sotto abbiamo l'antica fonte Cannoli, vi spiego un po' la piazza. La chiesa del Purgatorio, detta delle anime sante perché c'erano le catacombe, la statua invece l'hanno messa a fine anni 90. In cima alla scalinata avevamo la chiesa madre, che era spettacolare, bellissima. Poi c'è la chiesa del Cristo morto che è appena prima di arrivare al campanile. E poi avevamo qui, comunque diciamo qua c'era la benzina, il genere alimentare, i vari negozi, le sedi dei partiti, il Partito Socialista, il Partito della Democrazia Cristiana, l'albergo della famiglia Messina che è stato finito fine anni 50. Lì facevano sotto la sala di trattenimento, quindi matrimoni, anche mia mamma si è scesa dalla chiesa e sono andata a mangiare tutti lì. Da questa parte avevamo la banca, quindi poi c'era il parrucchiere, lo scarparo e altre attività. Là c'era un altro bar, qua c'era un altro bar e poi c'era il bellissimo corso che si allunga fino all'uscita del paese. Senti, io direi subito di fare un giro per queste vie. Ci accompagni tu in questo viaggio, certo, la riscoperta volentieri. Di Poggio Reale? Volentieri. Andiamo. Qui è un po' casa mia, quindi... Tu avevi 3 mesi quando eri appena nato, quando quella notte, quella tragica notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68 il sisma colpì la Valle del Belice. E
non pagò un grosso dazio Poggio Reale rispetto ad altri comuni con 3 vittime. Tra queste vittime c'era anche un tuo parente. Sì, è così, avevo 3 mesi, io del terremoto non mi ricordo, però mi ricordo l'infanzia nella baraccopoli. Mio nonno purtroppo è uno dei 3 morti del terremoto a Poggio Reale. Ed è comunque morto perché è voluto entrare lui, ma se no erano 2 morte. Comunque Poggio Reale sì, ha avuto solo il 20% dei danni in tutto il paese, quindi Poggio Reale si poteva riaggiustare quello che c'era e riabitare. Anche dai palazzi, dai prospetti, sto notando che era una città, un paese ricco per quei tempi. Sì, infatti Poggio Reale Antica per quei tempi era un paese davvero molto ricco, guardate i dipinti che ci sono dentro le case, questo è Palazzo Tamburello, tutte queste affreschi che erano in ogni stanza era affrescato, addirittura qua c'era l'ufficetto postale, c'è il telegrafo di Marconi disegnato a muro. Guardate che chiese, c'erano 7 chiese. Quindi questa è inglobata dentro il Palazzo dei Principi, questa è, poi era diventata la chiesa di Sant'Antonio, ma prima era cappella privata dei Principi. Voglio farti vedere all'interno della scuola i banchi dell'epoca, perché quei banchi suscitano comunque delle emozioni. Queste banche le abbiamo messe noi dell'Associazione Poggio Reale Antica, messe così, un po' come erano. E abbiamo visto negli anni, quando abbiamo accompagnato delle persone ancora che venivano dall'Australia, dall'America oppure da qualsiasi parte, abbiamo visto delle persone piangere dell'emozione quando sono entrate qui. Parlavi dell'Australia, quindi molti concittadini che negli anni sono emigrati, perché c'è da dire che subito dopo il terremoto molti abitanti di Poggio Reale sono emigrati. Poggio Reale al momento nel 68 faceva 4.000 abitanti, adesso ne ha meno di 1.000. Sì, siamo circa 800 abitanti e comunque si continua a spopolare perché non va bene la cosa qui. Però voglio dire, sì, c'è stata una forte emigrazione verso l'Australia subito dopo il terremoto, ma già prima del terremoto comunque erano andate via tantissime famiglie e già nel 1900 sì, erano andate in America anche parecchie famiglie, perché abbiamo tantissime paesane in America e in Australia c'è il nucleo maggiore, si parla di 4.000-5.000 di origine poggiorealese, in America saranno 4.000.
però ci sono dei palazzi straordinari, questo in particolare. Ma che palazzo era? Questo qui era il palazzo dei principi Francisco Morso, era quello che ha edificato il paese nel 1642, poi è diventata la casata dei Morso Naselli, quindi questo è un palazzo importante. Anche la chiesa era una cappella privata, poi è diventata la chiesa di Sant'Antonio, una delle sette chiese. Queste sono le scuole, tutto questo edificio, le scuole sono di epoca fascista. Quindi qui vediamo, vedete quanto... Qui era tutto affrescato, poi c'erano capitelli, c'erano balconi tutti lavorati. Questo che vediamo qui, questo edificio, era il teatro, teatro comunale, ma prima di essere comunale apparteneva ai principi. Fatta una donazione è diventato poi comunale. Vediamo ancora dei palchetti. Eh sì, guarda. Ormai diciamo si sta perdendo tutto perché purtroppo non si fanno interventi ed è veramente un peccato perdere questo qua. Qui c'era tutte le sedie in ferro sotto, il palco qua sotto, lì girava a ferro di cavallo e questo veramente era una chicca che avevamo a Poggio Reale, purtroppo si sta perdendo tutto. Questa scala, perché questa scala è particolare. Ecco, questa scala è una scala, io la chiamo sospesa, ma è di tipo trapanese. Cioè, in pratica, una parte è incassata a muro, ma da questa parte si tiene gradino per gradino. E guardandola così, guarda, uno non ci avrebbe scommesso una lira. Però sul pensiero che è rimasta intatta, questa scala è... Pensa che questa scala è passato un terremoto del 7° grado, è passato 53 anni e la scala è ancora perfetta. Gino, guarda, è straordinario questo luogo. Qui siamo all'interno del palazzo. Sì, questo è il palazzo più antico, questo qui venivano i principi, l'ultima era la principessa Stefania Naselli, quindi qui entravano con la carrozza, qua c'era un portone di legno grandissimo, tutto intarsiato, ma quello che è più importante sopra l'arco c'erano tutte quelle pietre merlettate che vediamo qua in giro, e poi c'era il portale antico in stile barocco, quindi con le facce tutte scolpite, le teste di leone, che era uno spettacolo quel portale, quindi questo qui si potrebbe rimettere per esempio ancora in piedi. Quindi Gino, tu hai lavorato molti anni a Brescia e sei tornato a Poggio Reale con un sogno. Sono arrivato a Poggio Reale con la voglia e la passione di fare diventare questo posto veramente un museo a cielo aperto e conoscendolo da piccolino perché qui lo giravo per lungo e per largo con gli amici e conoscendolo di più in questi anni che ho girato io penso che si potrebbe benissimo fare se c'è la voglia di tutti, dare modo ai visitatori di visitare questo posto, di fare vedere tutte queste bellezze che c'erano a Poggio Reale antica e quindi fare turismo. Il turismo qui dovrebbe essere a 360 gradi, perché comunque l'unica risorsa che abbiamo in questo paese è di fare turismo, un turismo di nicchia, si capisce, non siamo a Pompei, però si potrebbe sfruttare. Poi c'è il discorso di Gibellina, il Cretto, Sala Paruta Antica, Montevago, Santa Margherita, si potrebbe fare rete e si potrebbe fare turismo. Questo è l'obiettivo della nostra associazione, questo è l'obiettivo che abbiamo tutti in comune, chi vuole bene Poggio Reale, ecco, perché ci sono pure quelli che magari non gli interessa. Di Poggio Reale antica, dopo il terremoto del 1968, è rimasto ormai solo un paese spettrale. Lì dove un giorno nascevano amori, si rincorrevano i bambini, si consumavano vite, resta soltanto il silenzio.
Gino crede che qualcosa ancora si possa recuperare per mantenere vivo il ricordo di quelle anime, di quelle strade e di quelle piazze abbandonate da tutti nel giro di poche ore. Una storia cancellata di colpo che forse vale la pena in qualche modo di far rivivere.